Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Outriders. Oggi continuiamo l'avventura e vediamo se riusciamo a raggiungere il forte. Andiamo alla strada. Saidi, quant'è vitale quell'antenna? Beh, in realtà ho avuto qualche problema ad agganciare il segnale da quando siamo entrati nel deserto. Raggiungi L'ho l'avamposto. usato un po' a intuito, ma col giusto equipaggiamento. Ho capito che ci serve. Soltanto per fare il via libera. No, ragazzi, qua cominciamo proprio alla grande oggi, eh. No. Ma non è andata tanto male. L'unica cosa che vedete, comunque poca esperienza. Vi devo spiegare una cosa che ho scoperto prima. Ho fatto degli esperimenti prima, ragazzi. Infatti, ho cambiato anche la build un poco. È decisamente un avamposto militare, ma non riconosco le insegne. Allora, sostanzialmente, il problema è Non sappiamo questo. dove hanno preso le armi i ferali. Uno si chiede, se ci fossimo trovati quei ferali da Ops. questa parte delle barricate, saremmo stati troppo occupati per farci la guerra tra noi? Sarebbe stato fantastico. Beh, sarà interessante. Ci Drena esamineremo. sabbia. Questo lo facciamo alla fine, naturalmente. Comunque, quello che stavo dicendo è che il problema è che mano a mano che aumentiamo di, cioè fra livello 20 e livello 25, a livello di attrezzatura passa un abisso. A livello di DPS, i mostri fanno un sacco di DPS in più e hanno un sacco di armature in più. Quindi, se non hai l'attrezzatura, non puoi andare avanti a livello del mondo troppo alto, anche perché quelli lì sono di livello 2 o 3 volte più alto del tuo. E quindi sono non proporzionalmente, ma esponenzialmente più forti i nemici. Perciò abbiamo avuto un grossissimo problema nella puntata scorsa. Nelle ultime 2 puntate. Basta che, se vi ricordate, bastava vedere il DPS delle mie armi e il DPS delle loro armi. Cioè, per uccidere un soggetto prima. Apriamo questo qui. No, un cannone. Ho visto un boss, ragazzi. Ma quello è l'annientatore là. Non ho visto quanti danni ci ho fatto a quello. Voglio vedere quanti danni faccio con F. 1700, ma dai! Sono un sacco di danni, 1700. Ah, e poi un'altra cosa. Ho messo anche un po' di mod all'equipaggiamento, che non costano niente, così da matchare le abilità che ho. Così non prendiamo, facciamo un po' più di danno e sfruttiamo un po' meglio le abilità. Un epico. Di che livello è questo coso? Guanti d'assassino.
Non 75, livello 26. Vedete, ho modificato questo qui, ci ho messo 7 di sangue come seconda caratteristica. Quindi andiamo avanti. Scopri l'origine del forte. No, quello c'ha vortice, ragazzi. Incominciamo male. Siamo decisamente più forti adesso. E comunque il devastatore, il distruttore, non mi ricordo come si chiama, è infinitamente più forte di noi, sono assolutamente convinto. Scopri l'origine del forte, ma qua c'è la bandiera. Ah, forse non ci possiamo andare in quella bandiera, perché dobbiamo prima scoprire le origini del forte in qualche modo. Dobbiamo salire di là. Speriamo che patchano questo gioco quanto prima, perché per il momento è un po' come. Prima quando ho fatto una prova, recupera il diario, apri la porta. Ah, e poi ho scoperto anche un'altra cosa, ragazzi. Ehi, qui c'è Ok. una pila di rapporti. Sul serio? Sono della gente che stava qui. Che c'è scritto? Hanno incontrato gli stessi nativi ostili in cui ci siamo imbattuti noi. Li hanno chiamati ferali. Hanno stabilito la base in questo forte e hanno inviato delle squadre di ricognizione a cercarli. Ma sono stati i ferali a trovare loro. Pare non sia sopravvissuto nessuno. Il nome Monroy compare spesso. Credo fosse il loro capo. Monroy. Ok. Ah, e poi ho scoperto una cosa che stamattina pure mi è crashato un attimo. Ogni volta che vi crasha, ragazzi, il gioco scrive con i complimenti della ditta 300 MB di log sul vostro C. Quindi se state finendo lo spazio su C è perché probabilmente questo scudo si toglie con F, da quello che ho capito, però non sono sicuro. Dove sta? Ok, Zaidi, via libera. Attendo il tuo arrivo. Wow, senti che casino. Difendi la posizione. E da chi la dobbiamo difendere? Aspetta, ho compagnia. Aspetta. Oh, non è morto, ragazzi, c'è un altro boss. L'annientatore è stato annientato. Ma quest'arma è proprio buona comunque, eh. Gli facciamo esageratamente male. Comunque, l'avevo detto che il problema era l'attrezzatura che tenevamo prima, che non era adeguata. Questi qui che sono? Animali? No, sono.
Chi è questo? Ah, che spavento! C'è pure un boss là, ragazzi, eccolo qua. No, stavolta li facciamo male. Oh, due epici. Zaidi, mi sa che era l'ultimo. Hanno provato a tendermi un'imboscata, ma l'avamposto è sicuro. Ecco, ok. Tienilo, per favore. Che devo fare? Localizza la fonte del segnale. Là ci sta pure uno scatolo. Ciao Cerubio. Oh, un altro epico. Ma incomincia a dropparne di più di epici. Tre in una sola botta. GPS. Localizza la fonte del segnale. Senti anche tu. È un ripetitore digitale. Non ho mai giocato Remnant from the Ashes. Però lo trovo nella lista dei desideri di Steam. Il nostro segnale. Il nostro segnale. Sei sicuro? Ma era attivo al mio atterraggio. Come può essere possibile? Non lo è. Non è possibile. Soltanto una nave ha lasciato la Terra. La nostra. E allora chi erano? C'erano due navi. Non importa. L'altra è stata distrutta. Troviamole e colleghiamoci. Zaidi lo sa dove sta. Ma Remnant from the Ashes è un single player, vero? Non è il multiplayer. Allora. Localizza la fonte del segnale completa. Siamo pronti al tuo segnale, ok? Parla con Channa per proseguire nel deserto. Andiamo da Channa. Ah, veramente, anche multiplayer. Non capisco questo qua, ragazzi. Questo gioco... Non so se dopo l'attacco qualche veicolo ha rotto la formazione. Magari è qui intorno. Entra nell'area pezzo grosso. Di ricerca. Perché qua c'è una quest. Missione attiva pezzo grosso. E invece noi dobbiamo tornare al campo. Cioè, questa cosa qua dei caricamenti è una cosa proprio che è uno schifido assoluto. Cioè, non è possibile che carica ogni tre... Carica 3000 volte. Se volessimo tornare, che ne so, alla città iniziale, dobbiamo fare 10 milioni di caricamenti. Ma tutta sta roba qua, da dove l'ho truppata? Comunque, questo gioco c'ha un sacco di problemi tecnici per il momento. Parla con Channa. Portami qualunque cosa ti sembri avere anche lontanamente a che fare. Ok, andiamo sempre in regione sconosciuta. Oh, però abbiamo finito la mappa, ragazzi. Manca un po' più di mezzo schermo. Tutta questa parte qua è fatta. Il problema è questa parte qua. Sarà densa come la parte iniziale. Per fare mezzo schermo ci abbiamo messo 6 ore. Trovami oppure un così. Po' di quella tecnologia, vorrei lavorarci un po'. Ah, e poi un'altra cosa che c'è a questo gioco. Secondo me, sono ragionevolmente convinto che... Il secondo personaggio, se sai che devi fare, lo tiri su in 8 ore. Quasi quasi proverei sabato. Allora, ad entrare nel canyon e ispeziona l'area. Questo... Scommettiamo che mi ci dice sempre la stessa cosa. Ma perché fa così? Andiamo avanti. Resta qui.
Cerco di aprire un varco sicuro tra i canyon. Cerchiamo di aprire un varco sicuro. Fra poco passiamo anche un Augusto, livello. percepisco grande agitazione. Vuole Allora, sentirti. Tempo, tieni al sicuro, Augusto, Tiago. quest'arma quando uccidiamo uno mi sembra che facciamo AOE, però non sono sicuro se questa o è quell'altra. Però non è un'esplosione, infliggiamo cenere a tutti i nemici vicini al mostro che uccidiamo, mi sembra. E poi ci ho messo la mod che se uccidiamo, se siamo a meno del 35% del caricatore e uccidiamo uno, ricarica il caricatore. Ma perché non ho messo i cosi qui? Che casino. No, ho visto bolla temporale. È morto, dovrebbe essere morto. Perché quello non muore? Oh, qua abbiamo fatto un sacco di esperienza, mi sembra. Sono ragionevolmente convinto. Trova gli indizi a proposito degli umani morti. Aspetta, però prima mettiamo. Abbiamo due punti abilità, ci ha dato. Allora, aumenta i danni delle armi d'assalto del 12%. I danni delle armi aumentano del 8% per ogni nemico a corto raggio, che dovrebbe essere un sacco. Ma non so se è buono. E poi non so se dobbiamo usare il fucile a pompa. Questo qua lo dobbiamo prendere pure. Attivando inganno, i danni delle armi aumentano del 50% e inganno c'ha pure la bolla temporale. E questo 15% sulla bolla temporale è buono. Queste saranno penso, le tre abilità che dobbiamo ancora prendere, però Sembra che non siamo vediamo. i primi umani a venire qui. Ci sono molti cadaveri. La stessa gente di quei veicoli che abbiamo visto sulla sabbia? Possibile. Forse questa squadra l'ha mandata Monroy dal forte. Ma Direi che adesso non ha avuto molta fortuna. vai a vedere, questa è la Quali sono terra. le informazioni su chi fossero e perché fossero qui? Occhi aperti. Guarda là che costruzione. È abbastanza impressionante. Il problema è che la grafica ha dei problemi, è come se fosse sfocata. Questo ci vuole far andare da quell'altra parte, però probabilmente dovremmo andare da quell'altra parte. 453 ferro, però là ci sono due. Andiamo a vedere un attimo che ci sta qua dentro. Cioè, è possibile che qui si hanno fatto tutta sta cosa per niente? Grazie. Qua ci dovrebbe stare una cassa. Due casse forse.
Guardate là sotto. Cioè, è proprio strano. Vabbè, andiamo dove dice lui. Ripulisce le rovine, qui saranno. No, sono soldati. E là ci stanno i cecchini. Vabbè, noi andiamo a trovare i cecchini. Quella temporale. Mamma, quanti sono? Abbiamo fatti male. Questo sembra il coso dove c'è morto Seth dentro. Questo qua dopo lo pigliamo. Prendiamo prima questo. Ma chissà come si fanno a ottenere i leggendari. Anche qui la Zaid, ho porta. trovato delle note. Testi antropologici firmati dalla dottoressa Indira Ocasio. Una scienziata al seguito di Monroy. Cosa ho scoperto? Teneva un diario dal giorno in cui hanno incontrato i nativi. Li hanno chiamati Pax. La descrizione combacia con August. Dice che li hanno accolti a braccia aperte. Sì, è perfetto per August. Incredibile. Andiamo avanti. Ah, e soprattutto così. Apriamo pure la porta. Non dobbiamo quasi mai ricaricare. E facciamo anche un sacco di danno in più. E anche se dovessimo ricaricare, ho messo una moto su un pezzo di armatura. Esamina i resti. Ho trovato delle pagine scritte da Monroy, il loro capo. Ha portato la squadra di ricognizione qui nel Canyon, convinto che fosse la base dei ferali. Voleva eliminarli. Forse volevano aiutare il popolo di August. Tiago, August sa qualcosa di questo Monroy? Ho provato a chiedere, ma August non vuol parlare di questo posto. Ma che è qualcosa? No, non lo colpiamo da qua. Poi ancora non ho capito sto ferro a che serve. Abbiamo preso un sacco di materiali, però ancora non ho capito che cosa serve. E ancora non ho capito. Allora, sono diverse cose. Cioè, se ce le dobbiamo scrivere queste cose. Dobbiamo capire se è meglio decomporre gli oggetti o venderli, perché adesso stiamo semplicemente usando la regola che se ci serve la mod, li decomponiamo. Se non ci serve la mod, li vendiamo. Però non penso che. È un metodo di ottimizzazione buono. Allora, ripulisci l'ingresso. Quello là, tagliavole. Un poco più avanti, eh. Ah, c'è, ma dai ragazzi, ma questo cenere è potentissimo. Cioè, perciò si bloccano tutti quanti i nemici. Perché
Questo coso qui, quando uccidiamo qualcuno, applica cenere ai nemici vicini. Non mi ricordo a che distanza, però sembra abbastanza. Rimangono tutti quanti inceneriti. Ah, lascia pure una quest. Però secondo me dobbiamo fare il giro per andare a prendere. Via libera fino all'obelisco. È potente questo cenere. Non dovevi aspettare il mio segnale al campo? Scusa, August è sparito. Non ho potuto. August è sparito. Figurati. Ok. Raggiungi il grano obelisco. Questo dovete vederlo tutti. Questo sembra un poco Stargate. Questo come l'impressione un poco che hanno copiato, hanno scopiazzato un poco da tutte le parti, anche se trovare un'idea originale al momento penso che è una cosa abbastanza complicata. August, cosa è successo qui? Ma che arrivano? Nascondetevi! Là dentro! Via! Da là arrivavano, difendi l'ingresso! No, forse da là. Da dove? Da quella parte. Ma noi siamo venuti da qua, sono ragionevolmente certo. Qua sicuramente ci fa arrivare quello là doppio dopo. Che ci ha dato non pochi problemi in precedenza. C'ho paura che mi aggirano sti cosi. Perché lo fanno sempre. Carica selvaggio, 2. Non ha funzionato stavolta la carica selvaggia. Perché non mi fa fare 3? L'abbiamo fatto nero nero. E questo chiamo. Vieni, sta dietro di me. No, Tiago. Così ti fanno nero nero. Scarafaggi! Sono qui! Chissà se il boss finale è quel mostro gigantesco che abbiamo visto là, appena carica il gioco. E poi mi sa che abbiamo intravisto un paio di volte. Tiago va per il mare? No, penso che August lo salva. August! August, aiutami! Vai, aiuto, quello è Mingerlino. Prendi l'arma! August! Ti prego! Dove vai? Oppure forse sono i suoi animali domestici.
Ma che si è trasformato? L'ha strafacciato. Non farlo. È August. Questa non è stata una buona idea. August. August. Cosa cazzo è successo ad August? Il popolo di August non è stato sterminato dai selvaggi. Sono diventati selvaggi. Ma perché l'hanno fatto? Perché qualcuno li stava minacciando, no? Che domande. Però dobbiamo capire chi. Le bestie, non penso. Ok. Outrider, stiamo seppellendo August. Vuoi unirti a noi? Io non sono ancora lì. Resterei ancora un po'. Do un'occhiata a quel che resta del campo. Facciamoci un giro giusto per vedere se ci sta qualche cosa. Tipo questa cassa. Ma leggendari non ne troppo questo. Ma bisogna capire pure che ne dobbiamo fare, perché i leggendari... no, c'è un'altra cassa, vedi, ma queste saranno munizioni. Sì, sono munizioni. Andiamo avanti, non ci sta niente più. Perché io, prima quando ho modificato le armi, tutte le modifiche di livello 1. Ho trovato qualcosa che può interessarti. Altre note di Monroy. Sembra avesse fatto la nostra stessa scoperta sulla trasformazione dei bugs. E spiega il perché. Perché si sono fatti questo? No. Solo che lui e i suoi sono rimasti qui per un po' a studiare, fare esperimenti con l'obelisco. Torna al campo quando hai finito. Funzionava mentre si difendevano dai continui attacchi. Ma quando ha saputo che il forte era caduto, è tornato alla sua colonia. La sua colonia? Potrebbero essercene altri là fuori. Dobbiamo cercarli. Una volta individuato il segnale. Comunque, quello che stavo dicendo, le modifiche... Noi ti aspettiamo al campo. Ok. Però aspettate un secondo. Allora, noi siamo entrati da là. Andiamo a vedere che ci sta alla fine di là, no? Perché sto gioco le fa queste cose. Ci sono delle parti della mappa dove non dovresti andare, che però ci sta la roba. Cioè, che è sto coso? Un'altra chiave di volta. Là ci sta pure un coso viola. Non si riesce a vedere che roba è. Poi un'altra chiave di volte. Che cosa abbiamo fatto? Non si può andare da nessuna parte qua. Aspetta, questa parte... No, non si può andare. Chi lo sa, forse è un pezzo che non hanno finito. Perché noi siamo arrivati... Ops! Siamo arrivati fino a qua. E ci stava pure una quest da qualche parte. Però non l'abbiamo presa. E dove stava la quest?
Stava tipo. Aspetta un attimo. No, un attimo qua. Sono sicuro che c'è una quest. Eccola. Però prima andiamo a prendere. Zaidi, che te ne pare di queste strutture nel canyon? Sto provando a datarle. Di certo sono antiche, come le rovine della giungla e il villaggio di August, ma non immaginavo che la sua gente avesse simili capacità ingegneristiche. Secondo me abbiamo visto ancora molto poco di ciò che potevano fare. Abbiamo preso il ferro, eh no? Ok, la questione invece stava qua sopra. Però sulla mappa non me la facevo vedere. Ah. Beh, sarà interessante. Tanto vale far fruttare le mie abilità. Dice sempre la stessa cosa. Stessa cosa questo. Ok. Dobbiamo tornare un'altra volta là. Quelli venivano da qua sotto. Non so come facevano a salire. Prendiamo questo e ci spostiamo verso il campo. Tra l'altro qua ci sta questo, e poi dopo qui si può andare anche a prendere questo, però non so come bisogna arrivare là. Teletrasportiamoci qui. Quando finiamo la storia ci facciamo tutte le missioni secondarie. È ora di andare. Oh ragazzi, guardate qua, abbiamo finito la mappa, regione sconosciuta, mi sa che la finiamo la storia. Ma forse dopo si sale da qua sopra. Il comando si sta avvicinando alle rovine di un'imponente città. Siamo vicini. Il segnale viene da oltre questo crinale. Tenete gli occhi aperti. Se vedete movimento, scappate. Ispezione all'aria. Nuova missione Babilonia. Farci strada e trovare un po' di risposte. Com'è che fa tutto questo stuttering? Questo perché sta caricando, ragazzi, sta caricando gli asset. Che cosa abbiamo qui? I resti di un soggetto. Zaidi, ho trovato altre note dell'agente di Monroy. Credo che ci stiamo avvicinando alla loro colonia. Sembra che Monroy non ritenesse i Pax così pacifici. Quando la loro tecnologia ha cominciato a sfasciarsi, ha sospettato un sabotaggio dei Pax. E mentre montava la tempesta, li hanno beccati vicino a un obelisco, intenti in un rituale. Monroy pensava che i Pax causassero le tempeste. Beh, ho pensato la stessa cosa quando ho visto Augusta alle rovine, nella foresta. Monroy ha ordinato ai suoi di fermarli. Quel giorno la dottoressa Indira ha registrato i primi Pax morti. Ottimo, continua a cercare. Forse riusciamo a ricostruire la loro storia. Ripulisci l'aria. Poi sicuramente non ci saranno. Ah no, sicuramente niente. Potrebbero anche esserci. Però saranno soldati, penso. Il cecchino dove sta? No, non è quello. Oh no, no, no! Ci dobbiamo teletrasportare! Ok. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato. Non so come mi devo fare tutta questa strada.
Quel cecchino ci ha fatto male. Poi ci stanno i soggetti che ci vengono addosso. Dobbiamo andare un po' più piano, forse. E poi dobbiamo attivare subito questo coso qui. Come mi ha fatto a venire da dietro quello? Soprattutto non mi esce spazio. Ragazzi, quel cecchino non si vede. Là dietro ci sta uno. Teoricamente dove stanno i soggetti? Come ho fatto a prendere quel caspita di cecchino fetente? Oh, spazio non esce più. Cioè, ma già sto morendo! Poi invece di farmi vedere quello che devo fare, mette il coso. Ma dove stanno questi? Impossibile. Ma e poi mentre sta in combat non mi dovrebbe togliere la visuale per farmi vedere il loot. Comunque non mi posso teletrasportare là dentro. Perché c'è uno spawn di nemici impressionante. E quel posto là sopra non è buono. Aspettate un secondo, fermi. C'era un'arma che faceva un sacco di danno, questa o questa? Questa era quella che usavamo l'altra volta. Vediamo quanto danno facciamo con questa. Sì, ci abbiamo poche munizioni. Però li asciuttiamo, eh? L'avevamo colpito però. Caccia la tesserina. Stavolta no. Stavolta sì. Cecchino. Oh, questo è. Ma dai!
Questo qua ci facciamo la bolla, facciamo F e lo spariamo. Così il cecchino, pure se ci spara, il proiettile viene fermato dalla bolla. Vedete quei proiettili come stanno arrivando. Oh, quel fucile da cecchino è proprio buono. Riproviamo, riproviamo. Solo che abbiamo pochi colpi. 6.600, guarda là. Guarda là quel cecchino, che animale. Il signore della guerra non lo facciamo, ragazzi, perché lo dobbiamo fare con questo. Non si vede. Aspetta. Secondo me adesso possiamo andare un poco più avanti. No, l'avevamo colpito, no. Non è morto. Adesso sì. Là ce ne sta un altro. Prova a salire qua sopra. Ci sarà un minimo di rifugio. Ok, questo fucile da cecchino, tra le altre cose, mette anche incenerimento, qualcosa del genere. Vediamo un attimo, qua c'erano dei drop, eccolo qua. Andiamo a prendere pure quelli. Quando le prime tempeste hanno distrutto la loro tecnologia, Monroe è andato su tutte le furie. Ha chiesto conto ai Pax, pretendendo di accedere ai loro poteri. Loro non hanno capito. Gli hanno dato tutto ciò che avevano, fino a condurlo alla loro città sacra, nella giungla. Forse questa città è il posto che abbiamo scoperto? Chi è? Comunque le intelligenze artificiali di questo gioco fanno paura, eh? Sono proprio intelligenti.
stanno tutti quanti di fronte. Poi il problema è quando ti accerchiano questi animali. Avete visto? Quell'altro l'abbiamo tagliato a metà. Quello l'abbiamo incenerito. Ok. Scopri la storia di Monroe e della sua gente. Però qua attraverso queste cose ci sta. Forse dopo lo prendiamo, dai. Vai. Livello 27. È stato al grande tempio per mostrargli come entrare in comunione con l'anomalia. Ma Monroe ha pensato che fosse un piano per ucciderlo. Ha fatto giustiziare i loro capi e ha chiuso il tempio, in attesa di trovare il modo per controllarla direttamente. Mio Dio. Monroe ha completamente frainteso i Pax. No. Prima entra nella piazza centrale. Che ci passi, vai. Non capisco perché deve caricare questo, carica sempre. Allora, ci sono tantissime gabbie qui, sono piene di scheletri, sembrano scheletri di Pax. Ma questa cosa che ne inceneriamo i nemici è bellissima. Si è alzato un poco naturalmente la mira e li prendete in testa e gli fate un sacco di danno in più. Vediamo. Ciao Notorious. Shhh, non mi serve questo. Questi quasi che ti saltano addosso fanno male. Ah, e questo viene questo doppio, che però teoricamente lo dovremmo fare malissimo, ma proprio male 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 male. Dove è andato a finire? Non lo vedo. Ok. Questo qua non lo possiamo spostare, questo carro ancora. Scopri la storia, ancora un altro diario. Ah no, aspetta, adesso però voglio vedere una cosa, giusto per curiosità. Dopo aver giustiziato i leader dei Pax, la gente sposta il carrello in città, trasformandola nella loro colonia. Rubarono ai Pax le loro dimore, obbligandoli a lavorare per loro, a servirli. Cioè li hanno ridotti in schiavitù. Ritenevano i Pax responsabili della distruzione dei loro macchinari. Non importa cosa pensavano. Ora, questo sarà Monroe. Intera in schiavitù. Monroe. Allora, se facciamo diario e facciamo Enoch, noi siamo nel deserto, ci mancano queste quattro, ce ne mancano, però saranno aree segrete. E la mappa l'abbiamo finita più o meno. Là c'è il cancello. Vediamo la questa a sinistra. Che roba sarà? Entra nell'area storica al cambiamento. Questa è una
Ma perché non me la... Ma mo me la segna questo cambiamento qua sopra? No, perché non... Ah no, aspetta, io sto qua. Ah sì, me la segna. Quindi dobbiamo arrivare fino a qua fuori. Perfetto, è ancora lunga la strada. Munizioni le abbiamo prese. Andiamo avanti. Ragazzi, purtroppo abbiamo avuto un problema al server e quindi abbiamo dovuto fermarci per 5 minuti. Andiamo avanti. Ma quest'area qua... Ah no, eccoli qua, arrivano. Ma... Caspita! Ragazzi, questo è un posto che va bene. Non ci abbiamo nemmeno... Questi ci vengono addosso e ci sparano quelli da dietro attraverso quelle due porte. E poi... Ah, ci hanno teletrasportato pure. Bravi, bravi. C'è un altro boss dietro a me. Guardalo. E poi dobbiamo stare attenti perché ci buttano... No! Siamo morti. Usano pure vortice questi animali. Andiamo. Questo era un mercato di schiavi. E ci sono o due o tre boss. Dobbiamo trovare forse un posto migliore per mettere, per nascondere. Colpiamo in destra, però colpiamo in destra, lo facciamo molto molto prima. E se lo togliamo un po', qua ce ne sta un altro però, di Signore della Guerra. No, no, lo uccido, lo uccido! Ok. Abbiamo preso pure un viola qua, tra le altre cose. Dobbiamo controllare sulla mappa se ci sono boss da qualche parte. Questi ci vengono da dietro tutti quanti. Che casino. Fanno pure il respawn da qua dietro questi. Sto proprio... Ok. Ragazzi, questi si organizzano proprio. Questo era un mercato di schiavi. Ma non l'avevo già detto che era un mercato di schiavi. Ma come inventario pieno? Smantelliamo tutta questa monnezza. 5.200, tutto quello più basso. Smantelliamo, smantelliamo. Tutto quello più basso. Tutto questo qua. Smantelliamo. Questo qua no. Smantelliamo tutto. Non so se facciamo bene, però non possiamo stare qua io, con l'inventario pieno. Pure perché se moriamo. No, aspetta, questo qua no. Questa qua l'abbiamo modificata pure, quindi questa qui la possiamo smantellare. Sacco di tempo che non smantelliamo niente. Ecco, questo qua è buono. Però questo c'ha schivata fantasma, questo non c'ha la schivata fantasma. E questa schivata fantasma per qualche motivo penso che è bella.
Ci ho pensato proprio tanto. Ah, pure le pistole qui. Oh, ma questi chissà da quando non le tengo qua dentro. Ok. Vediamo adesso che abbiamo preso. Prendiamo. Abbiamo preso una cosa viola. Una cosa viola 4009. Questo movimento infinito fa paura, pure crematorio fa paura, perché i colpi letali già hanno un'esplosione che infligge cenere ai nemici entro un raggio di 7 metri, li incenerisce e li ferma praticamente. E in più il movimento infinito, che è quello che ci ho messo la mod, ci ricarica il caricatore a gratis. Però mo abbiamo preso questo. Che c'è una portata, questo qua non è buono. Oh, può darsi pure che è buono, però non... questo pure abbiamo preso. Movimento infinito. Fa meno danni, c'ha una portata più bassa. No, questo non va bene. Questo qua mi piace di più. Migliatrice leggera. Questo è un mitra bar standard, che non so che significa. Quindi, detto tutto ciò, parla di quando furono travolti dalla tempesta più grande. Centinaia di morti, Pax e umani. E con tanti obelischi distrutti, i Pax non ebbero più modo di usare i loro segreti per controllare le tempeste. Coi Pax che lasciavano la città, temeva una sommossa. Monroy nominò generale un certo Nikolai Galiatkin e lo mise a capo della produzione di armi. Si tratta delle armi usate dai ferali contro di loro in un secondo momento. Monroy. Questo posto è stracolmo di bandiere, tutte con la sua faccia, credo. Si era proclamato re dei Pax. Re. Tiranno. Chissà se conviene raccogliere questo ferro. Comunque ne dà molto di più che all'inizio. No, molto di più. Tre volte di più, Andiamo avanti. Che caspita! Oh, abbiamo finito i colpi. Ma come caricamento? Esplosione solare, ci dobbiamo spostare. Riprendiamo un po' di energia, va. Facciamo un po' di questi qua. Madonna. Il cortile è sicuro. Tieni premuto per spostarti. Il cortile è sicuro. Ma quello casta in continuazione abilità.
Ma ci avrà qualche abilità che ci fa scaricare il caricatore? Non ho capito, come mai fino a miei colpi? Ci sono 14 boss qua. Pure vortice usa quello. E muori. Scappiamo, dobbiamo prendere un'altra bolla temporale e facciamo questo. Dobbiamo fare prima a quell'altro. No, così no. Facciamo un attimo a questo, questo è un altro mini boss che se lo facciamo. Pure buono è. Non è rimasto solo lui, è rimasto solo lui. Andiamocene, va. Caricamento. Ma questo è ancora a vita piena. Ma c'era qualche punto debole forse. Ma forse aspetta, dobbiamo fargli quella bolla. Squarcio nell'anima dell'anomalia. Oppure ci dobbiamo mettere un dot. Siamo morti. No, l'unico gioco che sto aspettando è Nier Replicant. Non ho capito quello là come lo devo fare. Aspettate un secondo. È Nier Replicant perché Nier Automata mi è piaciuto un sacco, ma proprio tanto. Allora, vediamo nemici se ce lo dà quello. Non è questo. Tagli ottenute, bestiari del deserto non è questo. Guerrieri di Kang non è questo.
Oh, queste mutazioni ancora le dobbiamo fare un sacco. Non è questo che abbiamo fatto. Come la dobbiamo fare a fare a quello? Resa folgorante. Non ho capito come si fa a ricaricare l'energia. Dobbiamo interrompere, forse. Perché quello fa quella specie di sfera. E mostra un'altra volta a vita piena. E quando viene quello scudo non lo possiamo colpire. Ci deve essere un sistema per colpirlo. Che non ho capito. Perché così facciamo troppo poco danno. Dovevi aspettartelo. In che senso dovevo aspettarmelo? No, a scappare non ce ne possiamo scappare. Forse lo devo interrompere. No, manco si spiega come si fa questo a curare. Questo non c'ho abbastanza. Non c'ho abbastanza munizioni. Con la pistola tiene il dot. Però ci mette 3 ore per caricarsi. Sono quasi sicuro che poi tiene il dot. Tiene il dot del veleno, ma non ci facciamo danno con il dot del veleno. Abbassare il livello del mondo 3, ma manco così ce la facciamo. Sono sicuro perché c'è qualche cosa che non abbiamo capito.
Perché i livelli del mondo 3 teoricamente li dovremmo squagliare, no? E invece non gli facciamo niente, manco a livello del mondo 3. No, in realtà più male lo facciamo, però non di tanto. Ci mancava proprio il DPS. Ma dai, ma c'è tutto sto DPS, ci voleva. Non riuscivamo a farci scendere la vita abbastanza in basso perché quello si curava più di quanto danno gli facevamo. Addirittura. Organizzava dei raid per dare la caccia ai Pax in fuga. Ed è a quel punto che la sua mossa è arrivata sul serio. Ma non da parte dei Pax. O almeno non come si aspettava. I ferali? Di certo non se l'aspettava. Ma Monroy non si diede per vinto. Quello stronzo si addentrò nel deserto per dar loro la caccia, per scoprire da dove venivano. Così arrivò al canyon e scoprì il grande obelisco. Lì finalmente comprese chi fossero i ferali. Ma proprio in quel momento gli fu comunicato che la città era sotto attacco. Quello fu l'inizio della fine. Comunque, non è bene possibile. Guardate qua che posto. Comunque hai ragione, ci assomiglia proprio tanto a Gears of War. Chissà il 5 com'è? Non hanno parlato bene, ma tanto bene. Ma dove dobbiamo andare? Giunto il tetto. L'edificio è libero. Cosa vedi? Meglio se vieni e vedi con i tuoi occhi. Oh, là fuori c'è una cassa. Tra l'altro quel boss che abbiamo fatto non ci ha dato niente.
Vediamo se abbiamo preso un'arma migliore per caso. Chissà quelle bolle che sono. Questo Monroy era un pazzo. Ehi, c'è una nave. Quella è la Caravan. Non è possibile. Non ha mai lasciato la Terra. Il motore è esploso. L'avevo Sono detto. Morti in migliaia. E allora che cos'è quella? La fonte del maledetto segnale. Il segnale di Monroy. Non c'è alcun luogo oltre la tempesta. Viene da là dentro, protetto dall'anomalia, esattamente come il collegamento nella valigetta. Io proprio non capisco. Neanch'io. Neanch'io. Non ha alcun senso. La Caravel è esplosa davanti a tutti durante la sua costruzione. Ne hanno fatto un altro. Se fossero stati davvero in grado di ricostruirla, sarebbe partita dopo di noi. Ha fatto un salto temporale. Noi siamo stati i primi. In ogni caso, ciò che è certo è che Monroy ha schiavizzato il popolo di August. Li ha massacrati. Così loro sono mutati volontariamente in selvaggi. Per potersi difendere. Ho chiuso. Con tutto questo. Siamo appena arrivati. Qualunque cosa vi aspetti su quella nave, io non ne voglio far parte. Tiago. Non puoi lasciarci adesso. A parte che tutte e tre o quattro non avete fatto niente fino a mo. Quello che hanno fatto al popolo di August. Quello che abbiamo fatto ad August. Non capite? E poi ti stava strafacciando August. Mi ha lasciato venire con voi. Questo muore, Tiago. È ora di finirla. Dobbiamo entrare nella Caravel. Ok. Ci siamo. La nave, il segnale, il giardino. È giunto il momento di dare un senso a tutto. Facci un cenno e partiamo, Outrider. Cioè, stavamo tutti quanti assieme. Mo loro se ne sono andati tutti quanti qua fuori. E noi ci dobbiamo teletrasportare per poi riteletrasportarci avanti dove dobbiamo andare. Ora di andare, prepara il blindato. Ok, questa dovrebbe essere la fine, però immagino. Esserci una via per entrare nella nave. Vi contatto appena trovo il modo. Non c'è niente oltre l'anomalia. Perché stiamo andando da questa stupida nave? Se il segnale è schermato dall'anomalia, significa che potremo usare il collegamento per contattare la Flores. Recuperiamo tutte le risorse, le provviste, la tecnologia. Avanti! Comunque, quel basso di prima era esageratamente forte. L'inferno non è ancora finito. Scoperta importante, campi di internamento. Quando i Pax sono fuggiti dalla città, Monroy ha radunato tutti quelli rimasti, i più fedeli e fiduciosi, e li ha gettati in questi campi di lavoro forzato. Per quanto ne so, dei Pax non sarebbero sopravvissuti a lungo qui. È stato Monroy. Quando ha capito che i Pax si stavano trasformando... Ciao Techi, grazie di tutto, ci vediamo. ...ucciderli tutti prima che accadesse. Tutti quanti? Tutti i non necessari al campo.
Oh, ma queste mappe le hanno fatte proprio grandi comunque. Ah, ma aspetta, ma quello, tutte quelle bestie che non vedevamo e le altre gente era perché erano le missioni di caccia, le missioni secondarie di caccia. Comunque qua i colpi alla testa fanno una grossa differenza in DPS, sono quasi il doppio. Forse tutte le parti sono quasi doppie. Entra nell'area storico evoluzione. Che cosa significa? Ah, perché possiamo entrare qua dentro. Ma abbiamo detto che poi lo facciamo quando arriviamo a livello 30. Monroy tornò in città e la trovò assediata. La battaglia durò giorni, fu una carneficina. Poi arrivò un'altra tempesta. Gli uomini di Monroy erano ormai decimati. Ma quando videro la Flores in orbita, lanciarono un SOS. Lì iniziarono a trasmettere il segnale. Il loro messaggio non arrivò mai, né i soccorsi. Monroy ordinò la ritirata sulla nave e la isolò. E perché poi si è ingazzato come una biscia? Annientatore, qua ci dobbiamo andare un po' più, cioè dobbiamo andare un po' più avanti. Giavellotto, facciamo una bolla temporale. Ok, però dobbiamo trovare anche gli altri soggetti, compreso quello. Ci sta un altro cecchino. Dopo tutto questo tempo, le intemperie. Il campo di battaglia, la giungla, le rovine, il deserto, le perdite subite. Non riesco a crederci. Siamo davanti al segnale del giorno dell'atterraggio, eppure non ha senso. A capire tutto. Visto il modo in cui i Pax controllavano l'anomalia con gli obelischi, loro dall'energia del pianeta. Erano loro l'equilibrio. Quando Monroy li ha fermati per semplice paura di ciò che non comprendeva, l'anomalia si è espansa a macchia d'olio in tutto il pianeta. Le tempeste sono andate fuori controllo e hanno mutato ogni cosa. Eravamo convinti che avremmo raggiunto un luogo oltre l'anomalia, solo per scoprire da dove è iniziato tutto, per colpa di Monroy.
Ok. Ciao Notorious. Ripulisci l'aria, ma qua saranno. Uccelli. Mi aveva raccontato delle orde. A migliaia si calpestavano per raggiungere la Flores in partenza. Quelli rimasti indietro. E la metà di loro probabilmente fece fuori gli altri per assicurarsi un posto sulla Caravel. Tanner, Jacob, saremmo dovuti tutti essere giù con gli altri. Senza speranza, nel caos. In mano a dittatori e folli fuori controllo. Se il motore della Caravel non fosse esploso uccidendo quasi tutti gli Outrider, saremmo stati noi a rimanere sulla Terra. Altri due soldati per l'esercito di Monroy. In lotta per un qualsiasi modo per abbandonare la Terra. Per giungere qui a massacrare i Pax. Per distruggere l'intero cazzo di pianeta. Sono nella nave. È ancora operativa. Qualunque cosa mandi il segnale, è qui. Mettiamo fine a questa storia. Ci dovremmo essere, ragazzi. L'incidente della Caravel. Giusto per capire. Caravel Hangar. Ci siamo. Facciamola finita. Fine della corsa in un modo o nell'altro. Ma poi no, non può finire qua, scusami. Ci deve essere quello che ho ucciso Jacob, che scatenava la tempesta di sabbia. Quello che fine ha fatto? Accedi al ponte. Secondo me non c'è nessuno. 37.567 gradi nord, 22.816 gradi est. Sentite. Non ci dimentichiamo, notario, se questo l'hanno fatto con la Real Tournament. Con la Real Engine. Perciò assomiglia anche tanto a Gears of War. E poi sono ragionevolmente certo che hanno utilizzato gli asset che Epic Games mette a disposizione dietro pagamento, naturalmente. Wow. È esattamente come l'ho visto. Come l'abbiamo visto. Gianna, non è reale. È questo pianeta, certo, ma ormai è andato. No. No, lasciami cazzo! Oh, è questo? Andate via. Non sono dell'umore oggi. Arrivo così fresco fresco. Tutto bene? Sei qui? Ci conosce? Io l'ho immaginato così tante volte. Ma mai con te. Chi sei? Chi sono? Nugget Tanner. Ma no, quello è morto.
Monroy? Come hai fatto ad arrivare qui prima di noi? Secondo te? Ci avete lasciati a morire su una terra a pezzi. Ma io non muoio facilmente. Abbiamo creato un nuovo motore. Un motore superiore a tutti i precedenti. E mentre voi vagavate nello spazio profondo, noi eravamo già qui. Oh, dovevate vederli con la loro civiltà primitiva. I nativi ci hanno trattato come dei. Già. Ho visto cosa avete fatto ai nativi. Ah, ora capisco. Non è un soccorso. Perché non siete venuti quando abbiamo mandato il segnale? Eh? Sono passati 30 anni da quando è arrivata la Flores. 30 anni passati in questo inferno! Quest'inferno l'hai causato tu. Ho passato la mia vita intrappolata in quella palle, massacrando chiunque per niente. Ci hai tolto la speranza ancora prima che arrivassimo. Non montatevi la testa. Voi non siete stati certo meno malvagi. I Pax non erano docili come sembravano. Avevano potere. Un sacco di potere. E io dovevo riuscire a capirlo. Quindi li avresti solo studiati? Li hai torturati, figlio di puttana! Siete davvero così ingenui? Quanto ci avrebbero messo ad odiarci e a rivoltarsi, costringendoci in ginocchio? Arriva Tiago e lo uccide. Tutto ciò che volevo era il loro potere, per noi, per tutti noi, per sopravvivere ed essere forti. Non capite? Abbiamo perso la terra perché ci aspettava molto di più. Guarda, è solamente a me che devi il tuo destino. Credi che ti troveresti qui col potere di un dio se non fosse stato per me? Tutto ciò che ho fatto per l'umanità, io vi ho salvati. Tu ci hai maledetti. Ma ho vinto! Ah no, Chalm l'ho ucciso. È finita. Si fotta. No, potevamo chiedergli che sapeva. Devo collegare il modulo alle batterie della Caravel per raggiungere la Flores prima che... Merda, ci hanno trovato. Dobbiamo andare. No, no, io resto qui, devo farlo. Fa ciò che devi, Doc. La porta non reggerà a lungo. Outrider, se quella bestia riesce a squarciare la parete della nave, perderemo l'elettronica, i pod e tutto quanto. Me ne occuperò io, tu porta giù quei pod. Quale bestia? Quella gigante. Aspetta, forse questo sarà il boss finale, immagino. Sconfiggi Yagak. Guardate, adesso ho fatto il caricamento per entrare qui. Adesso premiamo qui, fa un altro caricamento con una piccola sequenza, secondo me. E poi dopo fa un altro caricamento dove ci sarà poi il boss. Eccolo qua, questo è quello che dicevo prima. Quarci dell'anomalia. Ma questo è un altro che funziona come quello di prima. Ma non si può interrompere sto coso. Siamo morti ragazzi, siamo morti. Cerchiamo di prendere un po' di vita. Almeno fino alla prossima bolla. Questo si riprende l'energia. Ma vi faccio vedere un'altra volta. Bisogna fare
Cioè siamo morti, dobbiamo entrare nell'hangar, fa un caricamento e poi fa un altro caricamento, meno male che questo si possa saltare. Allora, dobbiamo stare un po' più attenti. Non dobbiamo perdere tanta vita. Questa mossa fa tanto danno. Poi quando fa quello scudo non lo riusciamo a colpire. Ok, adesso lo dobbiamo prendere. Caricamento di che? Squarcio dell'anemonia un'altra volta. No, vai adesso. No, 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 no. Mi prendi un po' di vita. Caricamento, dobbiamo scappare. Qua ci dà la mania. No. Magari c'è ancora metà vita questo. Questo è a fase sto boss. E dove sta? Ah, forse va più avanti e sta più avanti come boss. Aspetta un secondo, vediamo un attimo qua nella mappa. No, siamo sempre qua. Mi sa che qua se moriamo dobbiamo rifare tutto da capo. Scusa, dove dobbiamo andare? Qua. Dove è andato? Su mia catena, via! No, 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 no! Mo richiama i suoi. Così pigliamo un po' di energia, ragazzi.
Ma no, ma dai, è quasi morto. Ok, questo è buono che ci sono questi, perché così riprendiamo un sacco di vita. Ok, l'abbiamo ucciso. Mamma mia. Zaidi! Che sta succedendo là dentro? Funziona! Ho contattato la Flores. Trasmetto i codici di lancio. Ora! Ce la facciamo! Sta per saltare tutto! Ho quasi fatto! Ho quasi fatto! Zaidi, fuori di qui! Dobbiamo andare! Non posso, devo trasmettere i codici! L'arma! Prendimi l'arma! Zaidi, respira in trappola! I pod sono più importanti di me! No, Zaidi! No. Zaidi, fuori di qui! Non ho intenzione di perdere altri amici. Quando ci possono prendere? Merda. Suppongo sia finita. Il segnale. Il modulo. È stato tutto inutile. Ragazzi, lassù. Guardate. Ah, i pod che stanno scendendo, quindi ce l'ha fatta. Ha funzionato. Ce l'hai fatta. Mio Dio. Probabilmente qualche codice è arrivato. Beh, come dico sempre, mai arrendersi fino alla fine. Quelli di Monroe? No, credo di no. Chi siete? Siamo della zona di guerra. Siete gli Outrider? Circolano storie di una mutazione. Di Outrider che aprono la frontiera, cercando una cura nella foresta. Noi vi abbiamo seguiti dalla zona di guerra. Allora, che facciamo? Andiamo avanti. Abbiamo finito, ragazzi. Ci abbiamo messo 26 ore. Possibile. Compreso l'altro personaggio. Però la maggior parte del tempo l'abbiamo giocato qua sopra. Forse questo conta pure la demo, però.
non siamo arrivati a livello 30 ancora. E abbiamo tutte le missioni secondarie da fare. Adesso la cosa strana è, per esempio, in Division 2 la storia... Aspetta, sentiamo. I pod ce l'hanno fatta. Gli stronzi ce l'hanno fatta. Cioè, adesso facciamo anche le missioni secondarie, ma i dungeon dove stanno? Perché non è possibile che si tratti solamente di fare parti della storia in continuazione, solamente per prendere armi migliori. Ecco, questi dell'intelligenza artificiale hanno fatto un lavoro molto 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 buono. Vabbè. Vediamo che succede adesso. Allora, alleati con altri giocatori e affronta le sfide di Enoch per recuperare risorse dai pod da sbarco e potenti equipaggiamenti. Ah, ecco che cosa c'era. La difficoltà della spedizione è determinata dal grado di sfida selezionato. Il modo più veloce per sbloccare un nuovo grado è di giocare al grado più elevato a tua disposizione. Ottenendo tempi di completamento migliori, sbloccherai più gradi e otterrai più risorse pod da sbarco. Ah, quindi è pure a tempo. Il bottino dei nemici verrà raccolto dopo le spedizioni. Se vinci sarà disponibile nel pod da sbarco. Se invece fallisci, sarà disponibile nel baule del bottino nella stanza di preparazione. Quindi tutto quello che prendi in una spedizione va nel baule se muori, altrimenti lo prendiamo nel pod da sbarco quando ci arriviamo. Progredendo nei gradi sbloccherai nuovi luoghi. Sblocchi il grado di sfida 15, accumula 100 risorse pod da sbarco per affrontare l'ultima spedizione nell'occhio della tempesta. Questo sarà un ride, penso, qualcosa del genere. Allora, vediamo che dice questo. Non capisco come abbiano viaggiato nel tempo per arrivare prima di noi. Non hanno viaggiato nel tempo, idiota. La loro nave era più veloce della nostra. Secondo me non è vero. Ma non stavi attento tu quando quello parlavano. Matchmaking. Recupera le risorse dal pod da sbarco. Ah, forse ci dà qualche un po' di attrezzatura. Un leggendario ci ha dato. Aspetta un secondo. 4940. Ci ha dato lo stesso leggendario. Quindi questo qua lo possiamo smantellare. Ma come c'è dato lo stesso leggendario che già tenevamo? Questo è 1200. Perché non l'abbiamo preso? Ah, perché qua c'avevamo schifata fantasma, che secondo me è buona. E indebolimento stile. Poi completazione, quindi quello là è ancora buono. Una pistola. Chissà se questo...
Non so qual è meglio. Comunque smontiamoli, così prendiamo anche quella cosa di livello 3. Ah, ma questo qua pure da 5200, però portata 10 metri. 3009, 5050, questo è 5200. E qua tengo un movimento infinito che è buono, il crematorio che è proprio buono, abbiamo visto. Vabbè ragazzi, io direi recupera le risorse dal pod. Ah, questo è il campo. Informazioni. Ah, scusa, ma il pod da sbarco dove sta? Qua non ce la dà la missione. Facciamo una spedizione, dai. Allora, ricompense bonus 3 gradi, grado scelto 1, nemici bottini livello 31. Ma sono toste le spedizioni, ragazzi. No, e non ce la facciamo fare. Allora, io direi innanzitutto mettiamo quei due bonus che ci avevamo detto prima, che erano no, questo e poi anche quello della bolla, questo, ok. E adesso se vogliamo andare, proviamo a fare una missione secondaria. Ehi, hai agito bene. Ok, e ce ne siamo lasciate tutte quante insieme. Per esempio a Rift Town c'è questa funzione che si chiama Prosit. Quindi torniamo all'inizio e vediamo un attimo. Ah, la dovevamo. Scusa, come, dove sta quella missione che si chiama Prosit? Questo è il regolamento dei conti. Missioni locali. E qua ci mancano un sacco di fonti del diario. Ah, aspetta, eccola là. Deve essere la vecchia casa di Jacob. È di Jacob. A quanto pare ha dimenticato qualcosa. Vodka, ovviamente. E un biglietto, in polacco. Dovrei vedere se gli piace stare sulla collina. G.
Visita la tomba di Jacob. Questa è una missione semplice. È assolutamente impossibile, quindi questa qui è una missione che non possiamo fare. Allora, quindi e questa qui già l'abbiamo fatta, regolamento di conti. Dobbiamo andare da dove sta, da Channa. Infatti adesso non ce n'è da più, vedete? Perché queste qui, quelle tre, le abbiamo già fatte. Invece qua, a First City, le dobbiamo fare tutte quante. Ne facciamo giusto una, ragazzi, per vedere un attimo come siamo messi. Abbiamo superato un... abbiamo fatto un livello. Livello 28. Ah, questo è sempre il fatto del... Questi, secondo me, questi qui potrebbe esserci. Outriders ancora in criosonno. Questa è un'altra missione Stavo aggiuntiva. chiedendo, potrebbero esserci altri Outrider ancora in criosonno? Beh, è una cosa molto probabile. Io e Jane non ci aspettavamo di trovarvi, e con l'imminente arrivo dei ribelli non abbiamo avuto modo di cercarne altri. Non sto a dirti quanto può essere pericolosa First City, ma vorrei essere il primo a sapere che cosa trovi. Accetta. Sono curioso anch'io. Darò un'occhiata. Se scoprissi che sono sopravvissuti altri Outrider, forse la nostra missione. Il criopod in cui dormivi era in un vecchio laboratorio medico vicino al fiume. Inizia da lì. Buio eterno. Non sono arrivato fin qui per lasciar. Parliamo pure con questo. Ti sei perso, vecchio? Come tutti. Cosa ci fai qui? Questo posto non è sicuro. Dimmi, cosa vedi osservando questa città a pezzi? Io riesco a rivedermi in ogni singola strada. Ho vissuto qui durante ogni crisi, ogni rivolta o sommossa, finché non ci hanno tolto tutto. Temo di essermelo perso. La terra è andata. Succederà lo stesso qui. Alla fine non rimane nulla. Forse è così che deve essere. Ho lasciato degli oggetti di valore dentro la mia vecchia casa. Da solo non sopravvivrei un minuto. Ma se mi facessi strada, ti mostro dove li nascondo. Vorrei tanto ritornare a casa. Accettiamo pure questa. Resta qui. Ci penso io. Ok. Però per adesso La mia facciamo vecchia casa è vicino al. Io un sono nella attimo. città. Buio eterno. Noi siamo qui e dobbiamo andare qui. Questa è casa dolce casa, qua ci sei ponte. Quindi il modo più veloce è andare dentro al vicolo secondario. Prendiamo la bandiera e ci teletrasportiamo. Eccola qua. Vediamo un attimo. Ci teletrasportiamo qua, penso. Comunque, cambiamo anche il livello del mondo. Mettiamo a 5, vediamo, ci dovremmo riuscire, no? Che caspita. Ripulisci le strade.
Solo perché così dovremmo incominciare a prendere roba di livello 30, spero. Questi sono di livello 30, si mostri, ci mettono un sacco di tempo per morire. Un viola, un viola, quello dovrebbe essere un viola, quello 30 penso. Adesso vi faccio vedere anche una cosa, non so esattamente che tipo di viola è quello là. Ehi Zaidi, perché nessun altro ha mai pensato di risvegliare gli Outrider per 30 anni? Beh, dopo quanto è successo nella foresta, ci avevano detto che stavano... Abbiamo preso il ferro. Ma non l'hanno trovata. Allora, vediamo... Non c'è una cura. Come sapevi che aprendo il pod non mi avresti ucciso? Io... non lo sapevo. Mi dispiace. Volevo solo trovare il collegamento. Certo, capisco. Priorità. Ok, adesso vi faccio vedere qual è il problema. Allora, prima quest'arma qui che avevo preso di livello 28, no? Quando stavamo a livello 10, che ne so, facevamo 7 di danno. Poi siamo passati a livello 12, facevamo 10 di danno. Quindi l'incremento di danno era alto, diciamo, in percentuale, perché da 7 a 10 è un buon 30% in più di danno. Però diciamo che più o meno stavamo là. Ma adesso da 28 a 30 si passa da 5.200 di danno a 7.600, che è una cosa esagerata. E quindi vedete che avere i nemici di due livelli più alti di noi è uno svantaggio notevole. Comunque proviamo anche questo fucile. Tra l'altro avevamo questo che usavamo a 3.900. Andiamo avanti. Abbassiamo il ponte. Ok. Qua. Ma scusa, dove dobbiamo andare? Andiamo a prendere questa cassa. Questo è il laboratorio, ok. Speriamo che ce la facciamo. Allora, recupera il diario. E il diario l'abbiamo recuperato. Raggiungi il complesso B2 sull'altra sponda del fiume. Prendiamo pure quest'altro diario qua. Ci sono delle note qui. Era giusto così. Tra l'altro dobbiamo vedere anche quando...
Tipicamente una missione secondaria dovrebbe dare. Ho trovato un ordine di trasferimento. L'ECA ha spostato buona parte dei criopod in un certo complesso B2. Che cosa abbiamo qui? Non penso che hanno fatto il respawn i nemici, no? Ho una vecchia mappa. Sembra che B2 sia il grosso pod oltre il ponte, sulla tua sinistra, credo. Qual è la strada più veloce? Prova a seguire le mura cittadine, ti porteranno vicino al complesso. Oh, qua... Non abbiamo... È interessante. Tanto vale far fruttare le mie abilità. Hannibal. Ah, guarda, adesso ci porta, ci fa andare. Tipicamente dovevamo andare di là, però qui ci fa scendere negli acquitrini. E carica. Poi fa una questa, fa vedere questo, poi dopo carica un'altra volta. Ma com'è? Vabbè. Andiamo. Adesso scatta perché sta ancora caricando. Andiamo a vedere qua dietro, perché questo gioco mette le casse nei posti nascosti. Qua sicuramente ci saranno bestie, infatti. Carichiamo i proiettili. Guardate, così... ci arrivano sotto come se niente fosse. Un momento che ci distraiamo e stanno proprio da noi. Quando ne arrivano, andiamo a fare intanto che si avvicinano, facciamoci un giro per vedere se ci sono casse o cose del genere. Ci sono arrivati già sotto. Tra l'altro questa roba che stiamo prendendo può darsi pure che è meglio di quella che già abbiamo. Comunque ho pensato pure un'altra cosa, dopo vi faccio vedere. Ma dobbiamo fare, secondo me, un tutorial. Però devo capire bene come funziona prima. Sgombra le macerie. Che roba è questa? Vediamo un secondo. Allora, 5.200 abbiamo preso. Questo qua, 7.000. Però questo è 7.600. Questa è monnezza. Questo 1.300, lama temporale, però non ci abbiamo una lama temporale. Abbiamo detto che queste due abilità sono buone. Buttiamo, ragazzi, non ci serve. Secondo me potremmo buttare pure quell'altro coso. Però andiamo un attimo avanti a vedere così. Siamo a livello del mondo 5.
Dobbiamo cominciare pure a far salire questo livello del mondo, arrivare a vedere se a 6 che riusciamo a fare. Quattrocentotrentanove di ferro. Procedi attraverso le caverne, ma stanno ancora. Ci sono un coso verde, mi sembra. Raccogliamo sto ferro. Comunque dobbiamo vedere pure quando. A che cosa serve questo ferro e quanto ne serve? Perché sennò 300 di ferro. Cioè, 1000 di ferro sono tanti, possiamo quante cose possiamo potenziare? Soprattutto che cosa ci possiamo fare? Possiamo. Facendo quello là. Sto prendendo il sole, forse. Comunque siamo quasi morti, eh. Qui c'è scritto qualcosa. Perché se i nemici non li uccidiamo da vicino, non ci curiamo. Scopri cos'è successo agli Outrider durante il criosonno. Sono dentro. Cerco i criopod. Guardate i criopod. Esaminiamo il criopod. Chi è questo? È un Outrider. Ho trovato Skarsted. Dici sul serio, è vivo? No. L'ECA l'ha trasformato in un terrario. Sul serio? Skarsted? Merda. Ho combattuto a Baghdad e Caracas con quel bastardo. Non si è mai arreso. Doveva finire il servizio sulle sue gambe. Tutti dovevano. Recuperiamo gli appunti. Zaidi, l'ECA faceva esperimenti su di noi. Lo sapevi? No, non lo sapevo, giuro. Torna da Zaidi. Gli Outrider erano i pazienti zero. È comprensibile che vi abbiano studiati per salvare gli altri. Uccidendo la metà di noi durante i test. Stronzate. Allora, 328.930. Vediamo quanta. Dove dobbiamo tornare? Trecentoventottomilanovecentotrenta. Vediamo adesso quanta esperienza ci dà. Se ce la dà adesso. Dove sta Zaidi? Allora cosa hai trovato? Nessun altro si è salvato. Mi dispiace, Outrider. Ma già che esista qualcuno che ce l'abbia fatta e che i criopod siano rimasti in funzione tutti questi anni, nonostante tutto, può considerarsi una grande fortuna. Beh, non so. Staremo a vedere. Ma che prendiamo? Ah, lo so come bisogna fare. Questo qua non lo prendiamo, ragazzi, perché no, non è buono.
Però ci sta questo qui che non ce l'abbiamo questa mod, e questa qui che non ce l'abbiamo questa mod. E poi questo qui ci dice anche. Queste qui non sono buone, però coltello del cacciatore. Questa infligge un rallentamento. Prendiamo questa. Mi dispiace che tu non abbia trovato altri Outrider in Criosonno. Perché ci sono? Ma avete visto che sono cambiate? Prima qua c'erano tre missioni, adesso ce n'è una qua e una qua per qualche motivo. Va bene. Ragazzi, detto tutto ciò, oggi abbiamo finito il gioco, finiamo anche il let's play e noi ci vediamo. Che significa ci assegna nuova missione? Ah, ok, possiamo fare a casa dolce casa. Penso che ne faremo mano a mano le altre missioni, ragazzi. Facciamo un let's play con le missioni secondarie e poi dopo finiamo con i let's play del gioco e incominciando, vediamo un attimo come funziona l'endgame. Io comunque vi lascio una buona serata e ci vediamo domani con un'altra puntata del let's play di Outrider. Ciao!